Avanziamo. Siccome il magnifico guerriero dragone aveva sconfitto il più duro dei coccodrilli e interrotto il loro dominio sul lago del Loto, cominciò a farsi, sapete, una certa reputazione. È certo. Persino maestro Shifu cominciò ad accorgersene. Era ora! Nonostante cominciasse a vedere qualcosa nel guerriero dragone, i cinque non ci riuscivano. Soprattutto ovviamente. Tigre, che voleva a tutti i costi sconfiggere Tai Lung da sola. Maestro Shifu guidò il prescelto dritto fino alle montagne Wudan, dove tutti sanno che Maestro Uguei inventò il Kung Fu. Oh, è tutto così incredibilmente magnifico! È la scena dove dobbiamo Shifu prendere i ravioli con le bacchette. Se il prescelto non poteva allenarsi allo stesso modo dei cinque, avrebbe trovato qualcosa più, come dire, al suo livello. Ehi, mi sta avvenendo un po' di fame. Sì, è quella scena lì adesso. Oh, dannazione. Va bene, come si chiama l'episodio? Il Tempio Wudang. Wata! Solo un'ultima sporcenza. Lo so che devi essere tutto confuso e mistero, ma potrei sapere dove stiamo andando. Ecco a voi il Tempio Wudang, costruito sul sacro luogo in cui il maestro Uguei scoprì il Kung Fu. Qui troverai le antiche reliquie della forma originale del Kung Fu, figure intagliate nelle gemme e nella giada di questa montagna. Molti valorosi guerrieri sono periti nel tentativo di arrivare a Wudang e svelare il mistico segreto di queste reliquie. Ok. Però deve essere un segreto ben conservato. Sembra un posto tranquillo. Il grande gorilla e i suoi scagnozzi. Il grande chi e i suoi cosa? Andatevene! Ora! Durante la prigionia di Tai Lung, l'armata dei gorilla venne finalmente esiliata da queste colline. Come temevamo, evaso lui, sono tornati anche loro. Certo, come dobbiamo evitare che trovino le reliquie e distruggano il tempio. Bene, torniamo quando è meno arrabbiato. Ora! Ti prego, non dirmi che è una di quelle sequenze difendi il tempio. Sono qui solo per saccheggiare le ricchezze di questa terra. Distruggeranno il tempio e le reliquie per ottenerle. E noi non lo permetteremo, vero? No, signore! Maestro, signore! Ti prego, non dirmi che è una di che è uno di quei livelli in cui devi farlo... Difendi tutto. Il ciampo del panda permette a Po di spostarsi velocemente e di passare sui nemici. Corri e premi speciale per... Ok. Dammi solo un secondo, perché, come ben sai, inizi livelli nascondono sempre qualcosa. O sbaglio, maestro? Oh no, dobbiamo tirare giù i gorilla. I nemici a volte avranno un equipaggiamento speciale, come le attrezzature da arrampicata. Distruggile. Trova e distruggi 24 attrezzature da... Va bene, signore. Ecco fatto. Ma cos'è? Raccogli e lancia una trappola esplosiva verso la formazione rocciosa. Quindi arrampicati fino alla prossima area. Ok, maestro. Io ho visto sto robo cadere. Kapum! Scatush! Scusatemi, quello però viene nel secondo film. Allora, non c'è nulla da queste parti, vero? Voglio vedere... Ok, volevo proprio vedere l'effetto dell'esplosione. Allora, quindi, giusto per chiarirci, Po, gli obiettivi... Guarda quanto sono forte. Cosa? Mi alleno con i sassi. Un panda? È impossibile. Tu, questo è il mio territorio. Cosa stai facendo qui? Niente, sua enorme... sua gigantità. Soprattutto non sto cercando nessuna reliquia sacra del Kung Fu. Cosa di... Attenzione! Boia di... Allora, voglio vedere... Ok, la parata mi copre totalmente. Dicevamo, quindi dobbiamo trovare tutte e sette le reliquie, difendere la struttura, quindi sarà l'ultima cosa, e trovare 24 attrezzature da distruggere. Va bene? E sia. Prima, visto che tanto
Abbiamo l'amico simpatico che ci sta inseguendo. Vediamo cosa dice qua. E no, Eppo! E porca miseria, il cerchio! Le trappole esplosive sono pericolose, ma possono essere disinnescate facendole saltare. Puoi farlo in diversi modi. Puoi lanciarvi contro una... Sì, sarebbe stato una tattica interessante. Se non fosse che questo cretino gli si è lanciato contro. Sarebbe stato sicuramente interessante come idea, maestro Shifu. Aspetta, mica c'erano dei ravioli qua? No? Va bene, allora proseguo. Mamma mia, po'. Ma no, ma ti prego, hanno fatto il livello alla Donkey Kong, non ci credo. Hanno fatto un livello alla Donkey Kong in Kung Fu Panda. Che c'è il gorillone che ci sta lanciando addosso. Aia. I bariloni, che in questo caso sono i sassi. E al posto dei barili, dei nemici in generale, ci sono le trappole esplosive. Po, dove cacchio l'hai lanciato qualcosa? Guardalo che si è pure allontanato. Maledizione. Comunque, ecco fatto. Siamo full vita. Ma è già dal livello scorso che non ho trovato oggetti nascosti. Bene, grazie. Scusa un attimo. Prova e riporta almeno 5 delle 7 reliquie. Sì, maestro. Dite che io posso scendere qui? O ci arrivo dopo? Oh, che male. Allora, mi prendo la zuppetta. Allora, facciamo le cose con un attimo di ovvia calma. Aia, Epo, anche tu però. Po, sto a cazzo di attacco triangolo. Oggi lo vogliamo caricare o cosa? Po, io oggi ti picchio, sappilo. Maestro di Kung Fu o meno. Ah, queste sono le sfere chi. Allora, calmi tutti, perché... Ok, forse se scendo di sotto c'è anche modo di risalire, giusto gioco? Ma sta musichetta per quanto deve andare avanti ancora. Congratulazioni. Grazie, sì, hai trovato la moneta. Grazie. Quanto sta andando avanti sta musichetta? Dai. L'ho ucciso così. Dai. Ecco fatto. Stavo pensando che l'avessi schiacciato col sasso. Vieni qui. Aia. Ma quanto cacchio è mortale sto tizio. E avada. Ecco fatto. Eh no, questa è tutt'altra area. Aspetta un attimo. Fammi un attimo capitolare il tutto. Penso che forse si fa il giro verso di là per tornare indietro. Il punto è che ho paura che scendere così sarebbe morte. Allora facciamo una cosa. Passiamo il ponte e poi ci pensiamo. Tra l'altro c'è un ponte anche di là, un altro di là. Mi sa che sto livello è abbastanza lunghino. Ecco fatto. Addio alle scimmie. Qua dobbiamo usare la trappola esplosiva. E sono... Ma che palle po' oggi. Oggi ti giuro che ti meno. Sappilo. Mi aspetta. Ecco fa. Dai. Che pa. Oggi poi io ti picchio, sappilo.
Una cosa dovevi farlo, volevo che lo buttassi di sotto, ti giuro. Una cosa dovevi fare. Neanche quella. Cosa abbiamo trovato qui? Oh, che bello, salute. Sì, 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 grazie. È tutto ben accetto oggi. Questo è un altro coso roccioso? Come faccio? Dite che se gli lancia un sasso si spezza? Non lo so. Aspetta, forse. E ripeto, forse. Esatto, però dobbiamo... dobbiamo fare in modo che rimangano intatti. Kamehame. Ecco, oggi io ti meno, sappilo. Allora, vieni qui con me. Non mi esplodere, non mi esplodere. Porca miseria. Comunque no, mi sa che non c'è. Cioè, non è... non è un coso che si rompe quello, perché c'è uno anche qui. A meno che... allora, vai, 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 vai. Poi io oggi ti giuro su quello che vuoi, che ti meno. Non puoi mirare. Se io ti miro da una parte, tu colpisci da tutt'altra. Comunque, aspetta. Eh no, mi sa che è solo, esatto, decorativa la cosa. Porca puttana. Non doveva succedere questo. Non dovevi distruggere il tempio. Dovresti difenderli. Allora. Oh, wow, wow. Questo viene con me. Ok, per fortuna sono solo decorativi e non ci siamo persi nulla. Ecco fatto. Allora, qua di strade ce ne sono. Di strade da queste parti ce ne sono e sono tante. Il punto è che spero che nessuna di quelle che sto facendo... cioè, nel senso, spero che quelle che al momento sto saltando non siano strade in cui non possa poi ritornare. Dove è andato il nemico? Sta facendo ovviamente il giro. Ecco fatto. Mi dispiace che sei stato ucciso dal tuo stesso capo. Fidati, non sei l'unico. Un sacco di ragazzi in Italia vengono maltrattati dai propri capi. Ecco fatto. Allora, cosa... po... ma vaffanculo! Oh! Bene. Grazie di avermi evitato e beccatelo tu il dropkick. Preso col cut. E che palle! Gli scimmioni hanno un tempo di reazione fin troppo alto. Cioè, veramente. Allora. Allora, no! Io sono abbastanza sicuro che cadere di qua sia morte, vero Po? Sì. Quindi non possiamo raggiungere queste zone saltando. Questo mi fa quindi dedurre che anche quelle precedenti non ci possiamo arrivare, vero? A sto punto mi tolgo il dubbio. Eh sì, è chiaramente troppo in alto per sopravvivere. Se non è sopravvissuto ai salti precedenti, non sopravvivi a questo, Po. Però forse qua è contestualizzato perché c'è il ponte rotto? Non lo so. No. No, esatto. E abbiamo visto finalmente una morte da caduta in questo gioco. Fantastico. Quindi possiamo andare di qua oppure potremmo proseguire di qua. No. Però potrei lanciare un petardone lì. Se no ancora. Oh.
il tempo di reazione di sti gorilloni è veramente assurdo. Dai, vabbè, io lancio questo, poi ci penso a te, aspetta. No, per qualche motivo. Aia, che male. Bravo, bravo Po. Dicevo, per qualche motivo l'ha mirato ma non l'ha fatto esplodere. Ci riprovo giusto per scrupolo. Sai, è come in Dark Soul, quando provi con l'arco a colpire un oggetto lontano e ovviamente quello non sorbisce nessun effetto. Comunque no, probabilmente queste zone sono da fare pezzo per pezzo e fine. Quindi, il gioco vuole che le faccio pezzo per pezzo? Io intanto... Ma che... Ecco fatto. Grazie della quarta reliquia. Ecco qua. Morto? Allora, sti gorilla abbiamo imparato che non gli devi stare vicino. Non gli puoi stare vicino nel momento stesso in cui li colpisci. Ecco qua, 11 su 24. Mi chiedo se riusciamo a prenderli tutti. Però stiamo scendendo, sbaglio. Allora, il momento in cui si rialzano, tirano sicuro una slecca. Ecco fatto, dai. Addio. C'è qualcosa qui? No, vero? Peccato. Allora, con calma. Quindi qua abbiamo un ponte. Di qua non abbiamo nient'altro. E da questo lato non c'è nulla. Perfetto, allora si prosegue nella direzione indicata, che era questa qua. Giusto? Sì, esatto. Proseguiamo. Ma quante monete siamo? 100 monete, va bene. Vuol dire che tra poco almeno un potenziamento di quelli utili lo possiamo andare a prendere. Allora, aspetta. Ecco fatto. Sai cos'è il problema? È che i pezzi di roccia che in teoria tu puoi rompere non si riconoscono. Cioè sono uguali a quelli che si vedono a schermo. Wow, po. Dai. A differenza dei coccodrilli, i gorilla quando si avvicinano li puoi colpire con la Kamehameha. Ok, no, pensavo avrei distrutto il tempietto. Quando sei pronto, vieni all'appuntamento al Tempio della Prosperità. Sì, maestro, però io sono un completista di sto gran paio di palle. E quindi andrò a cercare tutte quante le reliquie. Il problema è che non capisco come faccio... Ti sta bene. Dicevo, non capisco come farò a scendere qua sotto. Perché se io cado di qua è morte. Quindi non comprendo, maestro. Mi insegni la via. Mi insegni veramente la via di come scendere di sotto, dannazione. Perché io, più che buttarmi di sotto, idee al momento non ne ho. Mi insegni, maestro, mi insegni. Perché vedi, il ponte è lì e lì prosegue. Ok, forse da lì possiamo scendere. Quante trappole. Allora, facciamo le cose con la dovuta calma e distruggiamo. Vieni qua, per favore.
Ok, aspetta, aspetta, aspetta. No, più in qua, per favore. Va bene, non è andata come doveva, ma l'obiettivo l'abbiamo ottenuto, quindi. Speravo di averli colpiti tutti e due assieme, ti sta bene. A differenza dei coccodrilli, posso caricarlo tranquillamente il colpo. Ho tutto il tempo che mi serve. No, e poi che palle. Ecco fatto. Ecco qua, 6 su 7. Boh, e che palle. Allora, distruggi. Oh, spacca. C'è qualcosa qui? No. No, 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 no. Oh, 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 ok. Ti stavi già bloccando e non avresti dovuto. È morto. Ha! Oh no, e speravo fosse morto. Speravo fosse morto per il colpo. Comunque. Allora. Se il gioco mi fa fare un giro intelligente, io adesso, scendendo da qua, dovrei riuscire a scendere da quelle parti. E in teoria, sempre da quelle parti, dovremmo trovare gli altri rampini e Donkey Kong se ne va. Ed ecco però l'ultima delle statue. Hai trovato tutte le statue, sei stato bravo, Po'. Allora, no, l'albero ha impedito la distruzione. No, eh? Come posso passare? Donkey Kong, ci pensi tu? Dai, lanciami un sasso, forza. No, l'albero ci ha difesi. Allora, come faccio a passare di qua? Perché è palese che se scendo di qua, aia, posso proseguire. A meno che... cacchio, non ne ho idea. Non ho idea di come passare di lì adesso. Presto, ti prego, insegnami la nuova mossa. Sono qui, al tempio. Basta perdere tempo, trova un'altra strada, mi occuperò io di loro. Ma... non mi aspettavo usassimo Shifu io. Ma è bravissimo. E anche agile. Atterra sulla faccia di un gruppo di nemici grazie al turbine panda. Esegui un doppio salto, quindi premi speciale per schiacciare i tuoi nemici. Ah, non è... è la panzata, solo che a questo giro usiamo Shifu, insomma. Ah, e Shifu non ha... Madonna mia. Proteggi i pilastri del tempio dai gorilla. Se vengono abbattuti tre pilastri... il tempio cadrà, ok. Ehi, cretino di merda. Ma... molla il tempio, scemo. Sti testa di cazzo di gorilla. Arrivo. Aspetta, ma è colpa mia. È ovvio che arrivano altri. Se non distruggo questi... no, 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 hanno già distrutto uno. Ma come ne hanno distrutti due? Quando è su... ah, ma maestro Shifu non ha il contrattacco? Vabbè, grazie Shifu. Ce ne mancano tre. Ok, e il tempio è al sicuro. Che culo. Ah, ecco. Le reliquie, addosso, Po. Addosso. Ma devo inseguirlo?
Ah, mi ha fatto passare lui? No, ti prego. Il livello Sonic Heroes no, però. Non ho idea se io devo evitarli o meno i nemici, ma a questo punto. Tanto vale, voglio dire. Deia. No, comunque ho mancato tre dei rampini. A meno che non siano qua adesso. Allora, la statua di Shifu. Ma che brutto. Hai trovato la figurina di Shifu. Dio mio. Hai sbloccato qualche chicca nel menu extra. Certo. Allora, gorillo. Ecco, lo sapevo. Niente più rinforzi per l'amico. Preso in faccia, ti sta troppo bene. Boia. Oi, e avete rotto le palle. Sono sicuro che i petardi semplifichino la battaglia. Usa le trappole contro i... Grazie, lo so, Shifu. Me ne sono accorto. Facile. Shabuya! Come ti sembra lo stile panda, baby? Bel lavoro. Shabuya! Non hai fatto schifo. Grazie. Oh, è il miglior complimento che abbiamo ricevuto oggi. Non hai fatto schifo.